Ciao a tutti e ben ritrovati qui all'Ottava Freccia. Anzitutto vi voglio ringraziare per il grande interesse che state dimostrando nei confronti dei miei libri e della mia scrittura. Abbiamo parlato l'altra volta del mio romanzo All'ombra della luna nuova, il primo dei due romanzi canto, di questi due capitoli di questa saga che continuerà ancora. Ma soprattutto ci interessa per che cosa? Ci interessa per in qualche modo andare ad individuare determinate tematiche che sono relative al mondo country, ma che tutto sommato sono relative anche alla nostra vita quotidiana, alla nostra vita moderna. Anzitutto, quando ho iniziato a scrivere il secondo capitolo della nostra saga, che è Dove il fiume incontra la montagna, l'ho affrontato, diciamo, con uno spirito molto, molto critico. All'inizio non volevo neppure scriverlo, in realtà, perché comunque è sempre rischioso andare a toccare in qualche modo una storia che si è amata tanto, che le persone hanno amato tanto e che pare compiuta in se stessa. In realtà ho deciso di scrivere questo romanzo nel momento in cui ho trovato una cifra completamente nuova, un qualcosa di assolutamente diverso che andasse a disordinare quelli che erano gli equilibri che si erano creati attraverso un nuovo percorso, un nuovo viaggio, ne creasse appunto di nuovi, insegnando e dandoci quindi degli stimoli che fossero completamente diversi tra loro. E questo è avvenuto in modo particolare dopo il mio viaggio in America e ora vi spiego perché. Dunque, anzitutto partiamo dal presupposto che quando noi scriviamo, ma anche quando noi parliamo di musica country, quando cantiamo un brano country, noi andiamo in qualche modo, io dico sempre, a prendere in prestito non soltanto un'atmosfera e una sorta di liturgia, ma andiamo effettivamente a prendere in prestito anche delle parole. A noi piace parlare in qualche modo di terra, ci piace parlare di frontiera, ci piace parlare di spiritualità. Sono tutte parole che noi in qualche modo indossiamo un po' come se fossero stivali polverosi e ci addentriamo quindi in questo mondo che prendiamo un pochino appunto in prestito, a volte domandando anche il permesso di poterlo fare, perché, come dico molto spesso io, per noi va a rappresentare quello che è la spina dorsale di tutto un sistema di valori in cui noi crediamo. Parliamo di mondi diversi, quante volte abbiamo nominato la cultura nativa americana, ma non soltanto, parliamo di quello che è stato il mondo, di quelli che erano i valori pionieristici, di quello che era il progresso che avanzava e che in qualche modo andava a voler inglobare quello che era il nuovo mondo. E proprio di questo parliamo anche in Dove il fiume incontra la montagna, che è sicuramente in qualche modo anche una metafora importante di come il progresso ancora oggi voglia fare questo con il nostro mondo. In effetti, quello che muove una parte di questo mio romanzo è un tema abbastanza attuale: la paura di perdere che cosa? Di perdere ciò che ci sta a cuore, di perdere chi amiamo, di perdere i luoghi che amiamo, di perdere la nostra storia, la nostra identità, le nostre tradizioni, la nostra terra. In qualche modo questo motore, no, in qualche modo la spinta del voler difendere ciò che abbiamo paura di perdere, è un motore fortissimo, forse ancora più forte di quello che il progresso voleva mettere in atto per andare appunto a farsi strada in quello che era il nuovo mondo, all'epoca quindi l'America. Ma è così per noi ogni singolo giorno, se ci pensate, perché in qualche modo la nostra vita è terra di conquista continuamente dall'esterno. Quello che ci definisce e quello che ci insegna, che ci vuole insegnare questo romanzo, se posso dire insegnare, diciamo più che altro lo stimolo che ci vuole dare, una riflessione sul fatto che il modo in cui ciascuno di noi si pone nei confronti di questa sfida che la vita ci, in qualche modo, ci mette di fronte, è ciò che ci definisce. Ciò che noi non vogliamo lasciare andare, quello che invece siamo tutto sommato disposti a lasciare andare, le armi che siamo pronti ad impugnare e quelle che invece non impugneremo mai, i compromessi che siamo pronti a scegliere e quelli invece che rifiutiamo, tutte queste scelte in qualche maniera ci definiscono. Perché in qualche modo la terra è un simbolo, è veramente un simbolo, e i pionieri della nostra vita siamo noi. E la natura,
che io ho nominato ancora parlando dell'uomo e della luna nuova, ma che vi nomino sempre quando parlo di cultura nativa americana, quando parlo delle mie poesie, quando parlo comunque di questo ruolo fondamentale di cui noi non dobbiamo dimenticarci neanche oggi, nel modernissimo mondo di asfalto e di cemento in cui viviamo. La natura ha una valenza appunto purificatrice. Cosa intendiamo con valenza purificatrice? Parlando anche di all'ombra della luna nuova, noi abbiamo parlato appunto di Anne, questa protagonista, che chiaramente ritroviamo anche in Dove il fiume incontra la montagna. Lei arriva a Sheridan, questa cittadina di frontiera, da Denver, la città moderna, e si immerge quindi in tutto quello che è polvere, bestiame, potremmo dire sporcizia. In realtà ne esce assolutamente pulita, ne esce in qualche modo purificata, perché questo percorso che lei fa attraverso ciò che è natura, quindi quello che rimanda a se stessa, consente una sorta di piccola catarsi, ok, individuale, che noi viviamo insieme a lei e che noi forse dovremmo imparare a crearci, e quindi a vivere in maniera assolutamente autonoma giorno dopo giorno nel nostro moderno quotidianissimo mondo asfaltato. E di simbologie anche legate alla natura ce ne sono tantissime in Dove il fiume incontra la montagna. A parte la valenza del cavallo di cui avevo parlato nella presentazione della luna nuova, e che diventa ancora più forte in questo romanzo, però non vi voglio anticipare niente. Comunque è proprio il ponte che fa da tramite per il superamento anche del trauma, che è una cosa assolutamente importante nella nostra vita. Quindi attraverso un compagno come il cavallo, empatico, forte, legato alla natura, legato quindi a quello che noi siamo visceralmente, quello che noi siamo in qualche modo nella nostra accezione più naturale, forse più primitiva, ma questo non è in qualche modo non è una parola negativa, non è una parola, una critica, non è un qualcosa di negativo, anzi forse tutto sommato noi dovremmo proprio recuperare l'aspetto migliore, l'accezione migliore del termine primitivo. Quindi la valenza del cavallo è assolutamente importante in questo romanzo, in cui tra l'altro Moe, il figlio di Asha, l'amica di Anne, oltretutto decide di mettere su un allevamento di cavalli, quindi abbiamo anche alcuni momenti che sono particolari, che riguardano l'addestramento dei cavalli, che riguardano la nascita del puledro, sono tutte comunque dei piccoli quadri che in qualche modo appartengono molto al mondo country, no? Ma appartengono molto in realtà poi a quella che è anche la nostra emotività, perché in qualche modo ci viviamo e ci rivediamo in questi momenti che possono sembrare lontani dalla nostra vita, in realtà forse sono più vicini di quanto noi possiamo immaginare. Tra l'altro, parlando di simbologie legate alla natura, il titolo Dove il fiume incontra la montagna chiaramente ha una valenza intanto geografica. Il fiume è il Tang River, è un affluente dello Snake River, che voi probabilmente avete sicuramente sentito nominare, perché ricorre molto nelle canzoni country, in modo particolare legate chiaramente al Wyoming. Dove il fiume incontra la montagna, quale montagna? La Bighorn Mountain, ok? La Bighorn Mountain, che sotto la quale appunto il Tang River scorre. Ovviamente questa è la valenza, diciamo, geografica. La valenza affettiva, la valenza spirituale, al di là del fatto che questi sono i luoghi che io stessa ho visitato, ho vissuto, ho voluto vivere in modo profondo e poi riportare quello che narro, e il fiume è l'acqua che scorre, il fiume è la vita che va avanti, che porta con sé le sue gioie, i suoi dolori, che leviga in qualche modo anche i grossi traumi della vita e che ci porta comunque sempre lontano. Però la montagna invece è quello che resta, la montagna è lì, è inamovibile, come dicevamo prima, quello che abbiamo paura di perdere, ecco, la montagna è ciò che non vogliamo e che non vorremmo mai perdere, che resta lì solido, sono i nostri valori, i nostri affetti, e qualche volta però un pezzettino di quella montagna magari viene anche portata via, viene anche sgretolata dal corso del fiume, portata lontano, magari in un posto anche migliore, questo non lo possiamo dire. E questa è una simbologia abbastanza particolare, anche perché nelle acque di questo fiume e sulla cima di questa montagna io stessa ho vissuto delle esperienze importanti. Vi ho raccontato proprio l'ottava freccia, la visita a una delle più antiche medicine wheels, delle più antiche ruote di medicina esistenti, e quindi questo vero tempio di sacralità
precolombiana, che ancora oggi è terra sacra nativoamericana. Vi ho raccontato di come in qualche modo le simbologie della ruota di medicina abbiano oggi, ancora oggi, una valenza importante in quello che può essere il percorso di ciascuno di noi e di come il termine medicina in realtà non significhi in nessun modo medicamento, ma sia quell'equilibrio che deve esserci tra l'individuo e tra gli altri, tra la parte interiore nostra, la nostra spiritualità, la nostra introspezione e la relazione con gli altri, tra filosofia, tra spiritualità, tra vita, tra morte, tra salute e malattia. Quindi è un equilibrio in qualche modo che si raggiunge attraverso il simbolo del cerchio sacro. Questo equilibrio in qualche modo io l'ho toccato con mano in questa bellissima, in questa suggestiva ruota di medicina, appunto, proprio in cima alla Bighorn Mountain. Di questo parlo molto in questo libro, soprattutto in alcuni tratti finali, ma chiaramente non vi voglio anticipare niente. Vi racconto una cosa brevissimamente. Ho avuto l'occasione un paio di settimane fa di raccontare a dei bimbi di scuola elementare di tutte queste cose. Era una giornata di scuola aperta, quindi in qualche modo c'erano questi laboratori, tra cui laboratori interculturali legati alla natura, molto bello, e ho raccontato queste cose ai bimbi. Quello che mi ha colpito incredibilmente è stato che dei bambini, sto parlando di bambini di seconda, terza elementare, grosso modo, anche i più piccoli si sono appassionati moltissimo, però soprattutto in questa fascia d'età in cui comunque seguivano un po' quello che era il senso della ruota di medicina, quello di cui parlo in questi miei romanzi, quello di cui parlo spesso nella freccia, erano talmente coinvolti, chiedevano, volevano sapere, volevano capire loro che percorso stavano facendo all'interno di questa ruota di medicina. Si sentivano talmente coinvolti da tutto quello che stavo raccontando da rendere quello che dicevo non una storia, non una leggenda, non una favola, ma una parte reale della loro vita. E io qui mi sono accorta, io che all'inizio mi chiedevo chissà se saranno interessati o no, in fondo è un racconto anche per certi versi teorico, magari può essere lontano dalla loro quotidianità, magari può non interessare, invece mi sono resa conto di veramente quanto vicino la nostra realtà sia e quanto questi bambini lo sentano proprio. Io tante volte ho fatto delle presentazioni e ho visto adulti anche che si interessano molto alla cultura nativa americana, li vanno in giro tutti agghindati credendo di essere molto vicini alla cultura nativa in questo modo, che nel frattempo si facevano suonare sbadigliate. Ho visto dei bambini che in qualche modo aprivano, sgranavano gli occhi e si dicevano invece pronti a recepire tutto questo. E quindi pensate quanto loro sono ancora vicini, ancora più vicini rispetto a noi, che ormai siamo pieni di sovrastrutture, non ci rendiamo più conto neanche di quello che veramente ci piace e vogliamo imparare, mentre invece loro sono talmente aperti, tutto questo l'hanno recepito in maniera incredibile. Quindi insomma, ho voluto condividere questo con voi. Bene, ora vi lascio, vi dico che se siete interessati al mio romanzo All'ombra della luna nuova e il seguito dove il fiume incontra la montagna, li trovate su Amazon, li trovate su tutti i circuiti online, naturalmente li trovate ci sono anche vari luoghi fisici, ma magari mi contattate direttamente, vi posso aiutare a trovare quello più vicino a voi, oppure contattandomi direttamente sono a disposizione per spedirlo anche magari con una piccola dedica se volete. E dove mi trovate? Naturalmente su Facebook, la mia pagina è scriptamanent-saraalbanese, il mio sito internet è albanesesara.wordpress.com, dove trovate naturalmente anche la mail e tutti i modi per potermi contattare. Vi abbraccio e grazie mille per la vostra attenzione.